Ok. Parte. Dunque. Qua mi sono fino a due anni, due settimane. Abbiamo scoperto anche la mappa. Adesso. Buongiorno signori, signora, benvenuti al Jurassic Park. Su quella strada troverete un veicolo che vi porterà dritto a 100 miglia. Se servono pezzi di ricambio, prendili dal deposito e non dai pannelli di controllo. E quindi? Cosa fai? Aspetta. Ah, allora, aspetta. Ok. Che io rappresento sono molto preoccupati. Entro 48 ore, se non sono convinto, non lo saranno neanche loro. Le faccio chiudere bottega, John. Questa specie di performance è estinta dal Cretaceo, lo capisci? È impossibile che si trovi qui. T-Rex va a 50 km/h. T-Rex? Lei ha qui un T-Rex?
Lo dica ancora. Un T-Rex? Professor Grant, mia cara professoressa Sato, benvenuti al Jurassic Park. Come c'è riuscito? Glielo mostro. Le guindie? È inutile. Le porte non si muoveranno finché non avranno installato gli ingranaggi. Per me non c'è problema, visto che da questa parte abbiamo solo erbivori. Mano che vai avanti, sblocchi la roba in pratica. Sì, esatto. Man mano che si procede si sblocca la roba. Cioè, man mano che sblocchi le mappe, puoi, diciamo così, vedere cosa c'è in pratica. Esattamente, qua sono centro di cielo. Là sotto troverai una grande dino curiosità. Dove? Ah. Il parco di divertimenti più avanzato del mondo intero. Ah,
Vi mettete tutti a sedere? Una sola goccia del tuo sangue ha miliardi di filamenti di DNA, i mattoncini della vita. 100 milioni di anni fa c'erano le zanzare come ai giorni nostri. A volte, dopo aver punto un dinosauro, la zanzara si posava su un ramo d'albero. Restava immischiata nella resina che si fossilizzava. Con tecnologie fantascientifiche, gli scienziati di Jurassic Park hanno estratto il sangue conservato nella zanzara. E ora possiamo creare un baby dinosauro. Buongiorno, Harry. Oh, buongiorno, signore. Esattamente in tempo. L'imprinting avviene sul primo essere col quale entrano in contatto. Eccoti qui. Joe, il controllo che state tentando non è possibile. Se c'è una cosa che l'evoluzione ci ha insegnato è che la vita vince sempre. Che specie è questa? È un velociraptor. Sono letali a 8 mesi, letteralmente letali. Ho cacciato tutti gli animali dei quali si va a caccia. Ma come si muovono questi? 80-100 km l'ora in spazio aperto. Hanno buona memoria. Bene, diamo da mangiare a quelli di sotto. Forza, andiamo! Quasi spegnere il clima.